Salve a tutti e benvenuti come ogni domenica alle 5 ai livelli di combattimento di Naruto! Oggi tratteremo una saga veramente interessante e piena di colpi di scena, tra cui uno dei momenti miei preferiti in assoluto. Ma prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e di guardare il palinsesto settimanale in descrizione. E come ultima cosa, ma non per importanza, di iscrivervi anche al canale Twitch dove inizieremo a fare delle live sia sui livelli di combattimento che su altre cose che deciderete voi in futuro. Detto questo, possiamo subito iniziare. Avevamo parlato nella scorsa puntata dell'organizzazione Eibi e della loro formazione. I ninja della foglia si dividono in più gruppi, ognuno dei quali viene accompagnato da almeno uno dei cani di Kakashi, i quali hanno all'incirca 85 a testa. Anche Sasuke e i suoi compagni si separano. Naruto 3700 di base, Hinata 940 e Yamato 3140. Incontrano Kabuto 3200 e questi cede loro un libro contenente informazioni sui componenti dell'organizzazione Alba. Dopo la morte di Orochimaru, Kabuto si era sentito privato della sua identità, ma, pensando a Naruto, aveva trovato una soluzione: il trapianto di un braccio di Orochimaru su di sé. Questo sta lentamente prendendo possesso del corpo di Kabuto ed accrescendo la sua potenza pian piano. I tre della foglia cercano di catturare Kabuto, ma questi fugge via. Nel frattempo, Deidara e Tobi trovano Sasuke e il primo cerca di attaccarlo. L'ex ninja della foglia chiede ai due dell'organizzazione Alba dove si trovi Itachi e colpisce Tobi, che, con sua grande sorpresa, rimane impassibile. Deidara decide di testare le capacità del suo avversario, usando la creta esplosiva di livello C1, da 6900, ma Sasuke sfugge all'esplosione e costringe il ninja ad utilizzare il suo drago C2, da 8300. Deidara e Tobi creano un attacco combinato, che non impensierisce il loro avversario, che, infatti, distrugge senza difficoltà il drago, avendo un potere attuale di 8700, avendo anche attivato il marchio ed essendo trasformato. Deidara riporta alla mente la sconfitta subita, in passato, da Itachi e, preso dalla rabbia, decide di usare il suo Garuda C4, da 14000 di potenza. Così il ninja traditore fa detonare il suo Garuda C4, che sparge nell'atmosfera milioni di microscopiche bombe che, inalate, distruggono dall'interno ogni essere vivente con il quale vengono a contatto. Essendo convinto di aver ottenuto la vittoria, il ninja abbassa la guardia e viene colpito dal mille falchi. Sasuke spiega a Deidara di avergli fatto solo credere di essere stato colpito, sfruttando le arti illusorie. Il componente dell'Akatsuki rivela però di essersi allenato per rendere il suo occhio sinistro immune allo Sharingan ed intrappola il suo avversario in una sfera di creta C4. Sasuke riesce a sfuggire anche a questa trappola, sfruttando il chakra di tipo fulmine, che è superiore a quello di tipo terra impastato nelle bombe, arrivando a 10.300. Guidato dallo smodato desiderio di vedere la paura negli occhi dell'avversario, Deidara utilizza il suo attacco finale e si fa esplodere polverizzando ogni cosa intorno a sé, una mossa da ben 17.000. Avendo notato l'esplosione, Suigetsu richiama Manda e scopre che Sasuke si è servito di lui per scappare. A seguito delle ferite riportate nell'esplosione, Manda muore. Nel frattempo, Zetsu informa i restanti membri dell'organizzazione Alba della morte di Deidara, Sasuke e Tobi. Naruto e gli altri giungono al cratere creato dall'esplosione e, grazie alle capacità di Kiba, 1020, iniziano a seguire le tracce di Sasuke. Altrove, il leader dell'organizzazione rivela di chiamarsi Pain. A lui e da una donna dai capelli blu di nome Conan viene ordinato di catturare la volpe a nove code dal misterioso Tobi, che sostiene di essere, in realtà, Madara Uchiha. Nello stesso lasso di tempo, Jiraiya comunica a Tsunade che ha nuove informazioni circa l'ubicazione di Pain. E sempre nel frattempo, Karin avverte che i ninja di Konoha sono sulle loro tracce e chiede a Jugo, o Yugo, di aiutarla nel depistaggio. Mentre il team Eibi continua a muoversi, Naruto incontra Itachi.
Dopo un breve dialogo, Itachi se ne va dicendo di avere questioni più urgenti di cui occuparsi. Intanto Jiraiya, dopo aver ricordato insieme a Tsunade i genitori di Naruto, Minato Namikaze e Kushina Uzumaki, parte per il villaggio nascosto della pioggia. Il ninja leggendario così riesce ad infiltrarsi, dove interroga alcuni degli abitanti circa il loro capo, Pain. Non riuscendo però ad ottenere informazioni, egli cattura due ninja che gli rivelano che il misterioso ninja ha sconfitto il precedente leader della pioggia, Hanzo. Intanto lo stesso Pain cambia corpo e, essendosi accorto dell'intrusione, ordina a Conan di cercare il responsabile. La donna ovviamente obbedisce e parte alla ricerca del nemico, trasformandosi in centinaia di origami a forma di farfalla. Il suo livello attuale è di 4300 e parliamo sempre di livello base. Jiraiya, 7800 attuali, affronta Conan, che accresce il suo valore a 7100. Dopo un paio di scontri, Pain si dirige sul posto. Al suo arrivo, il capo evoca un crostaceo da 5500, con il quale libera Conan, che era rimasta immobilizzata dal suo vecchio maestro. L'eremita dei rospi sconfigge facilmente l'evocazione di Pain e, dopo averlo immobilizzato accrescendo 8000 al suo potenziale, discute con lui della sua ideologia e dei suoi scopi dell'organizzazione Alba. Pain, convinto che Jiraiya non abbia scampo, confessa che la raccolta dei cercoteri ha il fine di creare una potente tecnica distruttiva capace di spazzare via un'intera nazione, in modo tale che il mondo possa maturare un'avversione per la guerra. Un piano abbastanza strano, sinceramente. Quindi, con un potere da 9700, si libera e richiama un camaleonte da 10.000 per attaccare Jiraiya, che richiama a sua volta un rospo di nome Gamaken, da 11.000, preparandosi a combattere. Gamaken, che nome strano, Gamaken. Jiraiya e Gamaken iniziano la loro battaglia contro Pain. Dopo essersi reso invisibile usando il mimetismo, Pain evoca numerose creature per sconfiggere Jiraiya. Comprendendo la forza del suo avversario, il ninja leggendario utilizza una barriera e si prepara ad entrare in modalità eremitica, raggiungendo i 12.200. Una volta approntata la sua tecnica, Jiraiya fa scomparire Gamaken e, a questo punto, entra in modalità eremitica e richiama Pa e Ma, diventando ancora più forte, 15.500, un valore incredibile. Una volta scoperto, Pain richiama altri due dei suoi corpi, ognuno dei quali ha circa 10.000. Il vecchio maestro colpisce uno dei nuovi corpi richiamati da Pain, accecandolo, ed attacca gli altri con tecniche eremitiche, senza però riuscire a danneggiarli. Il ninja decide allora di ritirarsi per analizzare il nemico. Egli ipotizza che tutti e tre condividano gli stessi occhi e la stessa vista. Questo gli fa capire che ognuno dei corpi ha uno scopo specifico. L'eremita cerca di guadagnare tempo, mentre Fusasaku e Shima preparano un potente genjutsu per intrappolare ed abbattere gli avversari da 18.000, cosa che apparentemente portano a termine con successo. Pensando di aver vinto, Jiraiya si distrae e viene attaccato da uno dei corpi di Pain, che gli distrugge un braccio. Il ninja leggendario alza allora lo sguardo, scorgendo tutti e sei i corpi di Pain, compresi i tre che pensava di aver sconfitto. Capisce che non c'è più molto da fare ed intrappola in una barriera uno dei corpi di Pain e lo sconfigge. Si accorge che, in passato, lo aveva già affrontato procurandogli una cicatrice sulla fronte. L'eremita dice allora a Fusasaku e Shima di tornare a Konoha col corpo dell'avversario, ma il primo si rifiuta e resta al suo fianco. A questo punto, allora, Jiraiya torna ad affrontare Pain e si rende conto che tutti i suoi corpi appartengono a ninja che ha incontrato o coi quali si è battuto in passato. Il Sennin capisce dunque chi è in realtà il suo avversario, ma, in questo momento, viene trafitto da tutti e cinque i corpi rimanenti. Mentre sta per perdere conoscenza, riporta alla mente Minato e l'infanzia di Naruto e, ispirato dallo spirito indomito di quest'ultimo, cerca di rialzarsi. I Pain si avventano allora su di lui per finirlo, ma, prima che ci riescano, egli scrive sulla schiena di Fukusako un messaggio in codice. La rana riesce a fuggire poco prima che Jiraiya muoia, pensando al titolo da dare al suo prossimo libro, Le avventure di Naruto Uzumaki. Bene, oggi video intenso, veramente ricco di colpi di scena e di scontri spettacolari.
Purtroppo finisce qui e noi ci vediamo domenica prossima. Vi ricordo di iscrivervi su Instagram e su Twitch per vedere le prossime live che faremo e di guardare anche il palinsesto settimanale in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima puntata dei Livelli di Combattimento o anche domani alle 5 con un Livio Parla di. Ciao a tutti!